Con Fellini lei ha fatto due film molto importanti, Lo Sceicco Bianco e Vitelloni. Quell'esperienza con Fellini, com'è stata? Beh, Fellini era un mio grande amico, dai primi anni di guerra conobbi Fellini e ci frequentavamo non perché lui, perché per la sua personalità che non è mai cambiata. Fellini di allora, quando aveva 20 anni, è quello di oggi. Parlava con la stessa ironia, con lo stesso modo di vedere le cose. Si era incontrato con me, che ero un po' folle, un po' pazzo, questa cosa, infatti lo faceva molto ridere questa cosa, che vedevo le cose deformate, gigantesche, le donnone, queste cose, insomma c'era una comunione d'intesa, per cui abbiamo continuato ad essere amici fino al giorno in cui lui ha deciso, forse suo malgrado, perché avrebbe voluto diventare un attore, lui aveva una testa piena di capelli, forse è stato il primo capellone in giro per Roma. E quando ha fatto il regista non ha potuto fare a meno, diciamo così, della mia collaborazione. Allora, insomma, io venivo fuori non da un grande successo, perché, mamma mia, che impressione, insomma, lui per i Vitelloni, dopo Lo Sceicco Bianco, che non ebbe anche quello molto successo, per i Vitelloni ha molto lottato con i signori della distribuzione per avere me nel film. E a un certo momento questi qui hanno ceduto dicendo: ma senza nome. Come senza? Infatti il film è uscito senza nome. Dopo il successo di Venezia, dopo che è esploso eccetera, hanno dovuto fare degli striscioni a parte. E aggiungere Alberto Sordi. E questo lo devo appunto a Federico, che insomma credeva in me e sapeva quello che faceva. Noi non ci siamo più incontrati perché lui ha preso la sua strada, sono dei film suoi che non gli serve il personaggio mio che distragga il pubblico, ma vuol fare il suo film.